Il Tour de France nasce agli albori del Novecento, nel pieno di quella che è stata chiamata la Belle Époque. La sua nascita è legata ad uno dei casi più controversi di quel periodo, l'affare Dreyfus. Alfred Dreyfus è un ufficiale francese accusato nel 1894 di aver venduto dei segreti militari alla Germania. Viene processato, condannato e spedito nella colonia penale dell'Isola del Diavolo, nella Guyana francese, quella, per intenderci, del film Papillon. Il caso però resta aperto. Si inizia a sospettare che dietro la sua condanna ci sia una pregiudiziale antisemita. Intellettuali e scrittori si battono per la riabilitazione di Dreyfus. Assieme a loro c'è Henri Desgrange, il nuovo settimanale è la scintilla da cui prende il via l'idea di una corsa a tappe lungo la Francia. Si arriva così alla prima edizione del Tour de France, inaugurata il 1 luglio 1903 a Parigi. Sono 6 le tappe: Lione, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux, Nantes e il ritorno nella capitale. Partecipano ufficialmente oltre 140 ciclisti, in gran parte francesi. Per iscriversi servono 10 franchi. Si devono coprire 2.428 chilometri di strada. La tappa più lunga è di 467 chilometri. Il premio finale è di 3.000 franchi. Si inizia a correre quando è ancora notte e si finisce il giorno successivo. Il mattatore della prima edizione del Tour è Maurice Garin, un valdostano emigrato oltre Alpi a 13 anni per fare lo spazzacamino. Conquista la maglia gialla alla prima tappa e la mantiene per tutta la durata della corsa. La velocità media tenuta è di circa 25 km all'ora. Secondo e terzo classificato sono altri due francesi, Lucien Potier e Fernand Augereau. È iniziata così, come un'avventura insolita a cui molti partecipano per sfizio, la storia del Tour de France.